questo numero del Salus TG. In Italia 24 milioni di malati cronici costano 66,7 miliardi. L'OMS raddoppiati nel mondo i casi di morbillo. La Croce Rossa Italiana oltre 8 aggressioni al giorno a personale di soccorso. Un paese costretto a fare i conti con le malattie croniche. Patologie in crescita che l'anno scorso hanno interessato quasi il 40% della popolazione del bel paese. 24 milioni di italiani, con 12,5 milioni affetti da multicronicità. Tra 10 anni, nel 2028, il numero di malati cronici salirà a 25 milioni, mentre i multicronici saranno 14 milioni. La patologia più frequente sarà l'ipertensione, con quasi 12 milioni di persone colpite, mentre l'artrosi e artrite interesserà 11 milioni di italiani. Per entrambe ci si attende 1 milione di malati in più rispetto al 2017. Attualmente, inoltre, nel nostro paese si stima una spesa complessiva di circa 66,7 miliardi per la cronicità, è quanto emerge dal focus dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane. Raddoppiato nel mondo il numero di casi di morbillo, sono stati 229.000 l'anno scorso, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Agenzia delle Nazioni Unite stima tuttavia che meno di un decimo dei casi reali vengono segnalati alle autorità sanitarie. Dunque, il numero reale per l'anno scorso è superiore ai 2 milioni. Più di un terzo del totale si è verificato in Europa, dove i contagi sono triplicati arrivando a 82.596 casi di morbillo, secondo i dati diffusi la scorsa settimana. 3.000 aggressioni all'anno, fisiche e verbali, quasi 8 al giorno ai danni del personale di emergenza e urgenza pubblico e privato in Italia, con un trend in crescita. Quasi uno scenario di guerra, anche se sono solo 1.200 le denunce. E la fotografia, tracciata dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con altri operatori del settore, che ha presentato a Roma i dati.